In questi ultimi anni, in TV, nei giornali e nei media mainstream, è stata gonfiata smisuratamente la narrativa sui cambiamenti climatici. Ecco perché viene data grande visibilità all'appello di 100 scienziati favorevoli ai cambiamenti climatici. E viene invece totalmente ignorato l'appello di 1200 scienziati, evidentemente non aderenti al pensiero unico dominante, di frenare questo assurdo allarmismo green sui cambiamenti climatici. Secondo alcuni scienziati, infatti, i cambiamenti climatici nella storia del nostro pianeta ci sarebbero sempre stati. Ricordo il periodo romano o il periodo medievale, che secondo molti dati sono stati più caldi del periodo contemporaneo. Questo atteggiamento di colpevolizzazione al 100% dell'uomo è assolutamente fantasioso. Il clima deve cambiare per sua natura, non può non cambiare. Io ho le mie scoperte, i miei fatti. I ghiacciai sono scomparsi e poi ricomparsi. C'è una ciclicità nel sistema. Ma allora, se i cambiamenti climatici sono sempre esistiti, perché oggi si dà la colpa esclusivamente all'uomo? E perché si lanciano continui allarmi all'insegna del catastrofismo? Ci sono forti interessi economici su questa transizione energetica che si vorrebbe attuare in Europa. Ci sono interessi della finanza internazionale, dei gruppi di pressione, produzione industriale. Dietro questo catastrofismo c'è una macchina da soldi. Il punto è proprio questo. La narrazione sui cambiamenti climatici è soprattutto una questione di soldi, ma anche di controllo. Solo in questo modo si possono spiegare le scellerate politiche green dell'Unione Europea, come lo stop nella vendita e nella produzione di auto endotermiche, che saranno progressivamente soppiantate dalle auto elettriche entro il 2035. Non senza inconvenienti. Sopra un albero. Purtroppo non sta caricando, mi è arrivata la notifica sul cellulare che la ricarica è terminata, ma in realtà sta a zero. Veramente è la prima volta. Viva l'elettrico? No. In questo video cercherò di sfatare tre falsi miti sull'auto elettrica, che molti pensano essere veri. Il punto critico più importante di un'auto elettrica sono le batterie. Lo affermano fra gli altri anche i vigili del fuoco, che sicuramente ne sanno molto sull'argomento. A complicare le cose è stata questa, complicare un po' le cose, l'alimentazione dell'autobus è elettrico, quindi con le batterie. Purtroppo le batterie hanno preso fuoco con l'impatto e le batterie hanno delle criticità quando sono calde, ecco perché le operazioni poi sono state un po' più lunghe per rimuovere. Adesso stiamo aspettando che si raffreddino ulteriormente le batterie per fare questa operazione di rimozione. Purtroppo le batterie non prendono fuoco soltanto quando impattano con altri veicoli. Guardate ad esempio che succede nei video seguenti. Le batterie di questa Tesla Model S prendono fuoco in un parcheggio a Shanghai. Un'esplosione, il boato e poi le fiamme. Paura nella notte a Treviso dopo lo scoppio della batteria di un'auto elettrica parcheggiata in un garage di via 7 Aprile. Sotto shock ma illesa la coppia che dormiva all'interno dell'abitazione, marito e moglie, militari della Guardia di Finanza di Treviso e Venezia che attorno all'una hanno dato l'allarme. Un guasto alla batteria al litio dell'auto, sarebbe questa la causa dell'esplosione, talmente violenta da battere il portellone del box. Raggiunta e distrutta dalle fiamme, anche una Mercedes posteggiata nel cortile, immediato l'arrivo dei vigili del fuoco che in pochi minuti hanno spento diversi incendi, danni per oltre decine di migliaia di euro. In questo filmato si può vedere chiaramente un'auto elettrica che va in fiamme, mentre è in carica. Il fumo si propaga proprio dal pianale dell'auto, in cui sono posizionate le batterie. In poco tempo si sprigionano le fiamme che coinvolgono anche altri due veicoli vicini.
In questo video è stato necessario l'intervento di una ruspa per rimuovere un'auto elettrica in fiamme, proprio per evitare che potesse coinvolgere nell'incendio anche altri veicoli. Ecco un'altra auto elettrica, la Renault Zoe, che prende fuoco in un parcheggio in Italia. E con questo direi proprio che possiamo chiudere. Viva l'elettrico? No. Le cose non stanno proprio così. Perché l'auto elettrica inquina prima di essere venduta ed inquina anche dopo, grazie al mix energetico con cui viene generata l'elettricità per la ricarica. Quanto inquina un'auto elettrica? Molti se lo chiedono, pochi trovano una risposta, perché le notizie contrastano fra loro. Il primo punto da chiarire è cosa si intende per inquinamento, perché un'auto elettrica non ha il tubo di scappamento, ma comunque incide sulla CO2. L'auto elettrica, a differenza di quelle tradizionali, non brucia benzina o gasolio e dunque non produce CO2 quando è in viaggio. La produce però quando viene costruita, insieme alle batterie, la cui fabbricazione è molto inquinante se si considera l'estrazione dei minerali che la compongono. A tutta questa CO2 nascosta va aggiunta quella creata indirettamente dalle ricariche, perché solo una parte dell'energia elettrica viene prodotta da fonti rinnovabili. Il resto viene da centrali a gas, a carbone o altro, a seconda del mix energetico del paese, e produce ovviamente altra CO2. Da cui sorge l'interrogativo. Se si somma tutto, non è che l'auto elettrica emette comunque una quantità di CO2 simile a quella di un'auto endotermica? A valutare la questione è lo Swedish Environmental Research Institute di Stoccolma, che analizza il ciclo di vita delle grandi batterie agli ioni di litio usate per i veicoli elettrici. La produzione di questi accumulatori genera l'immissione in atmosfera di enormi quantità di CO2, diretta ed equivalente, dai 150 ai 200 kg per ogni kilowattora di potenza. Sì, bisogna cominciare a introdurre un concetto un po' più complesso. L'auto elettrica è a zero emissioni quando io esco dal concessionario e ci vado su strada, ma la gran parte della CO2 l'ha prodotta prima di entrare al concessionario e si chiama life cycle assessment, cioè bisogna stabilire qual è nel ciclo di vita la produzione di CO2. Allora, con le competenze, con le tecnologie attuali, un'auto media elettrica deve fare svariate decine di migliaia di chilometri prima di arrivare al punto di pareggio con l'auto endotermica. Ora, è certamente migliore dell'auto endotermica, cioè, questo è fuori discussione, no? Però dobbiamo partire con un modello sin d'ora che sia sostenibile, altrimenti fra 20 anni, quando avremo 10 milioni di tonnellate di batterie nel mondo e saremo totalmente dipendenti dai due paesi che forniscono il litio e altre terre rare, noi ci ritroveremo comunque ad avere un sistema che non è sostenibile. È una riflessione che dobbiamo fare, non si può ideologizzare l'auto elettrica. Viva l'elettrico? No. Molti stanno cominciando ad accorgersi che l'auto elettrica non è per niente un buon affare. Le auto elettriche sono pulite e silenziose, ma ancora non garantiscono lunghi tragitti. Per questo motivo e per gli alti costi di riparazione per le batterie, un noto marchio di noleggio auto prevede di annullare l'acquisto annunciato 3 anni fa di 100.000 Tesla e di vendere un terzo della sua flotta di veicoli elettrici, circa 20.000, tornando ad investire nelle vetture tradizionali, con motori a benzina o gasolio, che comunque oggi, omologati Euro 6, sono molto puliti e a bassi consumi. Il ritorno alle auto a combustibili fossili da parte di grandi aziende segna un passo indietro in termini di strategia di mercato rispetto al rilancio dell'elettrico puro degli ultimi anni. Tesla, ad esempio, ha dovuto tagliare i prezzi, ma ancora non è chiaro se i consumatori siano davvero tentati dall'acquisto di veicoli a batteria, sia nuovi che usati. Certo è che in Italia, ad esempio, le auto più richieste sono ancora quelle a benzina o le ibride leggere, cioè prevalentemente a benzina con l'aggiunta di un motore elettrico che si ricarica viaggiando.
investito in questa vettura completamente elettrica, però attualmente, ecco, non si sa bene come andrà a finire. Non si sa come andrà a finire. Proprio così, la Svizzera fa marcia indietro sulle auto elettriche. Le ricariche consumano troppa energia. È meglio lasciare l'auto in garage e usare i mezzi pubblici. Siamo in Svizzera e questa è una delle tante stazioni di ricarica per le auto elettriche. Stazioni che però rischiano di non essere più utilizzate. Dopo una consultazione generale, qualche settimana fa il Consiglio federale ha disposto che in caso di crisi energetica si potrà circolare solo per spostamenti assolutamente necessari, come la spesa, visite mediche e l'esercizio della propria professione. In tutti gli altri casi si dovrà far ricorso ai mezzi pubblici. Sarebbe comunque una limitazione della libertà. Questo è una violazione anche della sfera privata, che comunque siamo in una sfera privata. Se lei mi dà un mezzo per portarmi dove voglio io uso il mezzo. Però dove voglio io, non dove vuole il mezzo. Vorrei sapere quando devono andare in vacanza alle Maldive con che cosa ci vanno. Con la barca a remi? Prenderanno l'aereo. E allora? Una marcia indietro che crea molto malcontento. In Svizzera le auto elettriche sono molto diffuse. Nel 2022 un'auto su 7 delle nuove immatricolazioni è green. Questo non mi costa praticamente nulla. Penso che invece di bloccarle non avrebbero nemmeno dovuto metterle in commercio. A voler bloccare le macchine elettriche, guarda caso, sono proprio gli ambienti ecologisti che ne volevano assolutamente la vendita in sostituzione delle macchine tradizionali. E se acquistassimo un'auto elettrica? La risposta degli italiani non sembra essere entusiastica, quantomeno stando alla richiesta di incentivi. I circa 200 milioni disponibili infatti sono più o meno tutti lì, così come i 232 per le plug-in. Praticamente esauriti invece gli incentivi dell'ecobonus per le auto diesel o benzina di ultima generazione. Parlando di convenienza delle auto elettriche, non si può non parlare di quanto verrebbe a costare la sostituzione dell'intero pacco batterie. Quanto costa la sostituzione della batteria elettrica? Il prezzo varia di molto a seconda del modello dell'auto. Ad esempio, per la batteria di una Tesla si spende intorno ai 15-20.000 euro, mentre per una più modesta Toyota Yaris Hybrid il costo è sui 2.000 euro. I modelli più grandi variano invece dai 5 ai 10.000 euro. Viva l'elettrico? No. Il World Economic Forum e l'ONU, con l'Agenda 2030 sulla sostenibilità, hanno ispirato la transizione energetica verso le auto elettriche e le case green. Ma la transizione energetica è auspicabile soltanto quando apporta un reale miglioramento nella vita delle persone. Ma come abbiamo visto in questo video, non è il caso delle auto elettriche. Klaus Schwab e Ursula von der Leyen sono i responsabili delle scellerate politiche dell'Unione Europea sullo stop nella vendita di auto benzina e diesel entro il 2035, in favore delle auto elettriche. Ma proprio loro che dovrebbero dare il buon esempio, invece cosa fanno? È appena atterrata la presidentessa della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. L'elite che arrivano qui con jet privati ed elicotteri sono le stesse che raccomandano a noi emissioni zero e sostenibilità. In parole povere, sacrifici e risparmi per tutti. Parola d'ordine sostenibilità, ma non per loro. Le code di auto blu con i motori sempre accesi invadono le strade a tutte le ore, altro che emissioni zero. Quindi lei è l'autista di Schwab, quindi questa è la macchina di Schwab e quella dietro è la guardia del corpo. Del corpo, esatto. La guardia del corpo. Sì, scusa, sì. Ma lui dov'è? Quando il professor Schwab ha bisogno, un fischio, lui arriva e qui, arriva. Eccetera. Solo una cosa tecnica, ma questa è un'auto elettrica o è un'auto... Elettrica. L'auto non è elettrica ma ibrida e l'ordine è motore, sempre acceso. Acceso, sa perché? Perché forse dovrà andare a prendere il Schwab e ha bisogno che gli si scaldi lì dietro, no? In sintesi, quello che vi stanno dicendo è magnificamente condensato da quel genio comico di Alberto Sordi. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. E dopo una bella risata, provate almeno a fare una sana riflessione.